Formata e formalizzata nella sede del presidio e poi noi dobbiamo ricorrere le potenze. Padre Teodoro, avete fatto esperienza di cappelle negli ospedali? Ma poco. Sono andato in Italia. Sono pochi mesi che faccio il lavoro di assistenza. Andiamo prima al terzo piano. Ma dove dobbiamo? Grazie.
Abbiamo passato qua. Però questa è una bella cosa. Niente, c'è una sagra che l'abbiamo allestita, non la dice. È la bella. Io l'ho vista. È la sagrestia. L'avevo vista quasi semi allestita. Molto bene, molto bene. Tutto in trasparenza. Dopo tanti tanti anni. Sindaco. Molte tue concittadine e concittadini che non qua piani. Avete fatto una mia cosa? No, facciamo la loro scelta. No, ma devo dire la verità. Anche mia madre spesso domenica. C'è un'abitudine vecchia. Per un contenitore come questo, insomma, averla così ben attrezzata, nuova, accogliente. Bella, cosa bella. No, ma Franca si è spesa, senza, ma non può sapere altro che della disponibilità. Sono tutte scene sacre queste, la prossima messa sarà? Comunque io volevo dire soltanto una cosa, anche se c'è un po' da fare un fatto di corsa, per ringraziare il governatore della Basilicata e tutto lo staff medico, in modo particolare l'architetta Franco. Grazie. Che ci ha dato questa bella cappella. Dopo tanti tanti anni che padre Gregorio diceva ci sarà, lui è morto e non c'è, circa 2 anni fa. Comunque io sono contento perché già stiamo celebrando da alcune settimane la Santa Messa, vedi che c'è molta gente già malati, infermieri e personale che vengono qui a celebrare la Messa con me. In genere c'è sempre verso le 4:30, 5:15, tutte le domeniche e le feste. Quindi ringrazio di cuore tutti quanti e spero che specialmente il personale, oltre agli infermieri e gli altri ammalati, possano venire spesso per pregare, perché il luogo della preghiera dovrebbe essere fondamentale nella vita di ognuno, no? Certo. Perché ho avuto qualche problema di salute, io non ancora fino a 80 anni e mi auguro che tutti quanti, almeno fino a 80-90, compresi il dottore, non abbiano problemi. Accendo. Con però ricaricarsi come i santi facevano, anche i santi me Giuseppe, il famoso di Napoli, no? Ricaricavano di Dio nella cappella, nella chiesa, e spero che tutti noi possiamo caricarci di Dio per poterlo donare agli altri con la bontà, con la misericordia di cui ho parlato tante volte in Padre. Quindi grazie a tutti voi e soprattutto ai medici, Carlo Magno, Giacomo Magno e gli altri che lavorano in questo ospedale e il personale tutto. Grazie. 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 Io quello quando l'ho vista un mezzo fa non pensavo che ci fosse una grande cosa, siete sempre due pari, si mettono al centro, si fa più spazio. Buongiorno padre. Stavo preparando il comitato.
Qua c'è la lunga leggenda. Che già ne abbiamo parlato con Franco Cicardo, però ancora non è funzionato, perché questo è un motivo, perché così noi veramente abbattiamo i costi. Facciamo, centralizziamo noi, ci sono già i moduli di monitorizzazione, ci sta la telecamera che li tende, in più addirittura l'audio sorvegliamo, cioè se uno già va in ambasciata rispettata, sembra proprio il suo. Oh, se stiamo chiedendo i preventivi, perché no, non è un bagno. Noi abbiamo speso per tutto questo registro 283 euro, perché avevamo 300.000 togli di IVA, le cose 200, quando abbiamo fatto questo, la cucina, la balesta. Che se agganciamo questo piano? Questo ospedale è abbiamo da fare il tetto, presidente, perché è vecchio. Ma con l'accordo quadro? Con gli 80 milioni? Noi abbiamo, nell'accordo quadro abbiamo una cifra che dovremmo farci tanti invece poi nei polsi del programma la tua attenzione, sì. E poi già candidato dei soldi o 2-3 milioni, sì, sì. Quindi continua ad essere oggetto di grande, sì, attenzione, sì. Proprio perché dobbiamo fare il tempo, no. Richieste, sì, sì, no. Cioè, abbiamo fatto noi il programma, sì. Siamo fatti un controllo di autorità. Beh, perché ci sono cose da fare, le pareti. No. Io sono contro. Abbiamo realizzato finalmente il bando del pubblico scuola, non perché qui circola tanta gente, mentre prima dovevano far accomodare le cose. Franca ha realizzato in modo molto cosa qui nel corridoio un bagno per il pubblico, e poi ci sono le stanze singole, non le vediamo, poi la sede della sala. Vabbè, non c'è bisogno di neanche vedere. Ma questo è un modulo veramente di interesse, perché io per questo dicevo che non mi ha, perché prima ha beneficiato tutto sommato, è la diminuzione, ecco che soprattutto presidente ti aspettano. Per ma noi teniamo a volte rianimazioni sature, piene di quei pazienti che non dovrebbero stare in rianimazione. E che costano praticamente 1.500 costano a barile, invece tu devi tenerci i pazienti giusti, avrebbero bisogno solo di monitorare, ma persino le gravi insufficienze respiratorie, noi tutto rianimazione se dovrebbero addirittura essere curate a domicilio con una tecnologia molto avanzata. E quello dell'audio video sorveglianza è uno di quelli che si stanno sperimentando a Potenza Piceno, per esempio, hanno sperimentato così. No, queste cose noi le dobbiamo fare. Bene. Beh, possiamo essere, siamo tranquilli. Va bene. No. Sì, sì. No, ho visto i fermenti che ci sono. Vabbè, andiamo. Grazie. Volentieri la porterò. Mi sta bene lavorare.